Quando nasce Tonino, quando nasce Tonino, a Betlemme, per la notte pareva mesi giorni, mai le stelle lustre belle sovretto nacquusi. E nato sotto
Scendete tutti quanti sui pastori, appresi da Gesù nostro Signore. Facendo festa e gloria innanzi a Dio, siamo con San Giuseppe e la Madonna. Orazione che noi cantamma, a Gesù bambino si la presentamma, a Gesù bambino si la presentamma. Ci hanno guadagnato una casa.
Thank you.
capire. Il Papa sarà qui con noi, quindi ci dobbiamo preparare. Io ve l'avevo detto che il Papa veniva da noi. Qua ci dobbiamo mettere subito al lavoro. Ma mancano solo dei giorni, dalla mia mamma. Salvatore, vedo che tu come sempre sei il più positivo del mondo, eh? Io dico solo come stanno le cose realmente. Da voi abbassa con gli altri. Non andò qui insieme a papà di voi nel vostro paese, non lì. Hai detto bene, sorrido. Noi siamo sorridi. Andiamo avanti. Io mi posso fare tanto, ma non mi dovete dare una mano. Sì, è vero, è preoccupare, non ci siamo. Io mi occupo di fare più strati. Questo rende forte i vostri cuori
Per questo occorre mantenere la connessione con Gesù, essere in linea con Lui, perché non crescerete nella felicità e nella santità con le vostre forze e la vostra mente. Lasciatevi amare da Dio, che vi ama così come siete, vi apprezza e vi rispetta, ma vi offre anche sempre di più. Più amicizia con Lui, più fervore nella preghiera, più sete della Sua parola, più desiderio di ricevere Cristo nell'Eucaristia, più voglia di vivere il Suo Vangelo, più forza interiore, più pace e più gioia spirituale. Ecco, cari amici di Talanico, spero che il mio italiano si sia capito. Buon cammino di preparazione a Natale. E per favore, non dimenticate di pregare per il vostro Papa. A presto. Il Papa sarà qui per trascorrere
istanti entrano in scena. Thank you.
Anche lui, se non andrà a prendere il papà. Guarice,
la grandezza dei doni ricevuti. Oltre tutti, speriamo che non si facciano trovare tutti, solo per quanto riguarda la distensione. Se lo dite voi, può essere che quest'anno riceviamo un miracolo. Ma eccellenza, domani, per venire a sala, ce lo chiederà anche a voi. Grazie.
fratelli e sorelle, voglio riprendere e continuare il discorso sui giovani e per i giovani, e allo stesso tempo è rivolto a tutto il popolo di Dio, a tutti voi. Cari giovani, voi siete l'adesso di Dio. Gesù, eternamente giovane, vuole donarci un cuore sempre giovane. Stando vicino a Lui, possiamo mantenere vivi i nostri progetti, i nostri sogni. Un giovane, il quale non sa sognare, è una persona anestetizzata. In quanti sogni svegliano, essi non vengono dalle pazzie che bruciano nel loro, che rovinano la vita, ma sono un dono di Dio. E stando vicino a Gesù che si possono fare grandi sogni. Mi raccomando, giovani di Talanico, fate grandi sogni, perché proprio come San Francesco d'Assisi, anche se dicevano che era un pazzo, ha sognato in grande e ha cambiato la storia d'Italia, perché i sogni grandi seminano pace, amore e fraternità. Cari giovani, a nome di tutti noi adulti, scusateci se spesso non vi abbiamo dato ascolto, se anziché aprirvi il cuore vi abbiamo riempito le orecchie. Come Chiesa di Gesù desideriamo metterci in vostro ascolto con amore, scelti solo di due cose: che la vostra vita è preziosa per Dio, poiché Dio ama i giovani ed è giovane, e che la vostra vita è preziosa anche per noi, anzi è necessaria per andare avanti. Ci si rivolge sempre ai giovani come il futuro del mondo, quando invece i giovani, voi giovani, siete il presente del mondo, talvolta etichettati proprio da chi è chiamato ad essere vostra guida, anziché individuare percorsi dove altri vedono solo muri. Saper riconoscere possibilità dove altri vedono pericoli. Così è lo sguardo di Dio, capace di valorizzare i semi di bene seminati nel cuore dei giovani. Il cuore di ogni giovane deve essere considerato terra sacra, portatore di semi di vita divina, e davanti al quale dobbiamo toglierci i sandali per poterci avvicinare e approfondire il mistero. Fratelli e sorelle, cari giovani di Talanico, voglio concludere questo discorso con tre grandi verità. Un Dio che amò, un amore quotidiano, rispettoso, un amore che guarisce. Cristo ci salva per chi ci ama, e attraverso le nostre fragilità che Egli vuole scrivere questa storia d'amore. Egli vive. Non dobbiamo vedere Gesù come un buon esempio del passato, ma come presenza viva nella nostra vita, in ogni momento per riempirla di luce. Cari giovani, sono stato a Talanico e vi ho fatto una sorpresa. Voi tutti mi aspettavate per una messa, ma io sono qui per dare a voi un messaggio, non solo a voi, ma a tutti i presenti. Spero che il mio italiano si sia capito. Cari giovani, io vi auguro di meglio. E come si dice da queste parti, a Madonna la compagna, è tutto bene. Thank you.
aspettavamo gente, ma non così. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per essere qui. Per noi vedere tutta questa gente significa che abbiamo fatto qualcosa. Speriamo che quel qualcosa vi sia piaciuto, che andiate a casa e vi sia rimasto qualcosa. Però permettetemi di fare il ringraziamento più grande a questi ragazzi. Io e questi ragazzi siamo stati insieme. Questi ragazzi nell'ultimo mese hanno visto più me che i loro genitori. Però purtroppo per far venire le cose c'è bisogno di provare, di tante prove. Sono state prove difficili ma caratterizzate da tante risate, caratterizzate da armonia e soprattutto caratterizzate da un gruppo che è arrivato a fare famiglia, perché il nostro obiettivo è solo quello: fare famiglia, volerci bene, sapere che nel salone c'è un punto di ritrovo, perché i giovani, e in questo caso i giovani di Talanico, non sono giovani apatici, non sono giovani che restano così davanti alla vita. I giovani di Talanico, in questo caso questa sera, hanno voluto dire: noi ci siamo e noi ci siamo. Non possiamo farci scegliere i giorni così addosso, non possiamo. Qui c'è anche il sindaco, che ringrazio, caro sindaco, spero che vi sia piaciuta e spero che ci sia un monito per i giovani, non solo per noi ma per tutti i giovani, perché San Felice può crescere solamente grazie ai giovani. Vorrei ringraziare il nostro Don Domenico, che sempre con pazienza, sempre a disposizione, ha permesso questo. Poi vorrei ringraziare, un ringraziamento speciale a Franca. Franca è venuta da Renzo per noi, ci ha dato una mano. Franca, questo è per noi. Thank you.
sogni si realizzano. Quale sogno si realizza? Quale sogno? Tu qua parte avanti. Voi pensavate che avevo quel colore, parla venisse andavanti. E questo è il sogno che si realizza. E qui ci vedevo veramente a voce papà, a voce papà, a voce papà. E allora io mi unisco ai ringraziamenti di Fiore e innanzitutto io, anche a nome vostro, ringrazio Fiore, perché veramente ce l'ha messo tutto. Già l'avete detto prima che questo recita l'ha scritto proprio lui. Quindi abbiamo possibilità che da Dalarico un domani può venire fuori anche un regista di film. Faccio scherzo, veramente lo ringrazio tutto il cuore che ti ha creato questo momento bellissimo. Ecco, lui capite benissimo, ringrazio tutti i ragazzi che veramente si sono impegnati. Il sindaco che ci ha onorato della sua presenza e vedete che do un braccio particolare a Franca, alla quale in seguito molto facilmente gli daremo la cittadinanza di Dalarico. E poi un grazie fortissimo a voi, bravo, perché se non ci fosse voi, questi ragazzi qui avrebbero fatto la legge. Una mamma in famiglia, quando preparava il pranzo, deve abituarsi a ringraziare coloro i quali hanno mangiato il cibo che ha preparato. E se non ci fossero chi mangia quel cibo, allora ringraziamo anche voi che ci avete dato questo momento di festa. Prima loro, che ha detto, tu che rendo un sindaco e a lui, e fanno una felice a te, grazie. Buonasera di nuovo.
è nato sto Signore Gesù bambino. È nato sotto una capannella, fra mesa un povero sinello. Scendete tutti quanti sui pastori, appresi da Gesù nostro Signore. Facimmo festa e gloria innanzi a Dio, siamo con San Giuseppe e la Madonna. Orazione che noi cantamma, a Gesù bambino si la presentamma. A Gesù bambino si la presentamma.